la gara più giovane e se vogliamo la più ambiziosa fra quelle inserite nel circuito Gran Fondo Master Tour. Stiamo parlando della Viotte Bondone Nordic Ski Marathon, che ha fatto tappa sulle Viotte del Bondone per 1 a 2 giorni, baciata dal sole decisamente avvincente. Prima giornata in tecnica classica, seconda a skating e valida per il circuito delle sfide su lunga distanza. Ma è giusta una finestra sulla prima sfida, quella a passo alternato, che ha visto trionfare dopo 3 anni di astinenza il fiemmese del Team Futura Loris Frasnelli, capace di trovare il guizzo dei bei tempi nella 30 km e bruciando allo sprint i 2 carabinieri Fabio Clementi e Mirko Bertolina, mentre in campo femminile si è imposta la bellunese Sara Pellegrini delle Fiamme Oro. Nelle altre sfide di giornata Antonella Confortola si è imposta nella 30 km femminile, mentre l'atleta di casa Giacomo Gelmi ha trionfato nella 15 km maschile che assegnava il titolo italiano cittadini. Giornata da incorniciare dunque per Loris Frasnelli, che è tornato alla vittoria a distanza di 3 anni dal suo ritiro da professionista, che coincise con la medaglia d'oro tricolore sprint con le Fiamme Gialle, lui che in carriera vanta 8 titoli tricolori e 2 podi in Coppa del Mondo. Gara che si è rivelata un ottimo test per tutti in vista della Vasaloppet. Il giorno successivo, cambio tecnico e variazione in parte del tracciato per la 30 km valida per il Gran Fondo Master Tour e dove l'hanno fatta da padrone gli atleti del Centro Sportivo Carabinieri. Un quartetto che ha dominato dal primo all'ultimo chilometro e che ha visto i suoi interpreti giocarsi la vittoria allo sprint con un arrivo al photo finish. A trionfare, prendendosi una personale rivincita rispetto alla prima giornata, è stato Fabio Clementi, che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Mirko Bertolina in un derby tutto valtellinese, quindi 2 fiemmesi Stefano Gardener e Paolo Fanton. Fra le ladies, invece, a trionfare è stata l'esperta Antonella Confortola, seconda l'asiaghese Deborah Rosa e terza la cuneese Annalisa Pratto a 7 minuti e 56 secondi. Nei primi chilometri aveva provato a contrastare il quartetto di carabinieri il pusterese del Team Futura Julian Brunner, ma nei chilometri successivi ha dovuto cedere ed è stato risucchiato dal gruppo di inseguitori composto da Alberto Dallavia, Francesco Merlini e Marco Mosconi, gruppo che nei chilometri successivi ha visto il rientro di qualche atleta. Sul traguardo, dietro ai 4 carabinieri, ha concluso a 2 minuti Julian Brunner, quindi a 4 minuti Marco Mosconi e più staccato Alberto Dallavia. Un cenno va ai vincitori della gara breve sui 15 km, ovvero Jacopo Giardina del Team Futura e Monica Tomasini dei Carabinieri. La 30 km della Viotte Bondone Nordic Ski Marathon non ha mancato di regalare spunti interessanti nella sfida di categoria, valida per il circuito Gran Fondo Master Tour. Nella D1 si è imposta Deborah Rosa del GS Asiago, nella D2 Antonella Confortola dello Sci Nordico Sportful, nella U1 Julian Brunner del Team Futura, nella U2 Marco Mosconi del Team Futura, nella U3 Nicola Celon dello Sci Club Bosco, nella U4 Elio De Cristina della Montipallidi, nella U5 Aldo Moresco dello Sci Fondo Marostica.